Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Pescare Show 2021, siamo in casa Suzuki che ha dato una bella immagine di quello che appunto è questa grande passione, la passione di andare a pesca, perché ora siamo vicini al 9.9, la pesca non è solo mare, pesca spesso si svolge anche su quelle che sono le acque interne. Noi abbiamo la fortuna in Italia poi di avere laghi bellissimi e fiumi bellissimi, e con me Dario Mezzano. Ecco, dicevamo appunto, c'è una bella presenza anche di Tuccoli che dà una bella immagine di quello che è la pesca in mare, però Suzuki quest'anno vuole dare anche quel segno che c'è anche per chi invece la pesca la vive, come abbiamo visto, tanti appassionati che si avvicinano a specchi d'acqua dove ci sono trote, dove ci sono pesci d'acqua dolce, e questi sono i motori ideali per vivere quello che invece è la pesca semplice fatta su fiumi e su laghi, e quindi motori che nascono per avere determinate caratteristiche anzitutto di essere motori che possono durare tantissimo nel tempo, perché Suzuki è famosissimo ormai, lo sappiamo, per l'affidabilità, e poi anche insomma silenziosi, non danno fastidio in ambienti dove il silenzio, ecco, sappiamo che i pesci d'acqua dolce per esempio sono molto sensibili al rumore rispetto al mare dove si diffonde di più il rumore. Ecco, nell'acqua dolce, soprattutto in alcuni ambienti, solo metterlo in moto potrebbe disturbare e far scappare il nostro pesce. Quindi ecco, avete portato questo che è il 9.9, in realtà la gamma è ampia. La gamma è ampia, sì. Noi abbiamo creduto, ci tenevo a dire che noi abbiamo creduto da subito, no? nella potenzialità del mondo della pesca. Abbiamo incominciato ad approcciarci già qualche anno fa, e forse siamo stati i primi a farlo direttamente a questa fiera. Abbiamo scoperto un mondo straordinario, no? Un mondo fatto di passione, la spinta emotiva è veramente molto forte, e con tanta partecipazione. Quindi ci siamo appassionati e abbiamo cercato di fare il possibile per avvicinare il nostro brand, il nostro marchio appunto a questo mondo. E il coinvolgimento è stato, diciamo, a 360 gradi. Abbiamo creato un fishing team molto, molto forte, molto importante, molto coeso. Abbiamo un bel numero di pescatori sportivi che si cimentano, c'è qualcuno che si cimenta anche in competizioni importanti, abbiamo campioni del mondo, pluricampioni del mondo, titolatissimi, abbiamo dei giovani che si stanno approcciando al mondo delle gare con risultati straordinari. E quindi niente, adesso quest'anno abbiamo cercato di mettere in primo piano anche i motori piccoli, perché di solito quando si parla di pesca si parla soprattutto di pesca in mare, no? Del big game, perché è molto scenografico, no? Si pesca al tonno, sono combattimenti affascinanti, ovviamente sempre si parla sempre di catch and release, perché noi non vogliamo assolutamente, però c'è anche tutto un mondo della pesca fatto nelle acque interne, che è ugualmente bello, ugualmente affascinante. A me è successo di partecipare a delle competizioni da spettatore, perché io non sono in grado, però ho scoperto anche degli scenari, di posti bellissimi sul Brenta. Ho partecipato a gare sul Brenta dove comunque è bello lo scenario, è bello l'ambiente ed è bello anche il tipo di competizione. Ecco, noi abbiamo portato dei motori piccoli, diciamo che abbiamo portato il DF 9.9, che è un po' una rappresentativa di quello che è la nostra gamma, e forse è il motore più adatto per un utilizzo sia nelle acque interne che eventualmente anche nelle acque libere, come motore di rispetto, come motore da traina. È un 10 cavalli 9.9, è un motore tra l'altro elettronico, voglio dire iniezione elettronica, quindi questo consente un grosso risparmio di carburante rispetto allo stesso modello dotato invece di carburatori, anche perché questo modello è il primo modello dotato della nostra gamma dotato del sistema Limburn, che è un sistema che noi abbiamo sposato e praticamente applichiamo su tutta la nostra gamma, appunto dal 99B fino ad arrivare al motore più grosso, che è il 350 cavalli. È un sistema che ci permette di ottimizzare la combustione, perché la centralina elettronica inietta
nella camera di combustione solo la quantità di benzina necessaria e cambia quello che è il rapporto stecchiometrico. Che cos'è il rapporto stecchiometrico? È il rapporto aria-benzina che generalmente viene iniettata nella camera di combustione. Nel momento in cui voi vogliamo più potenza per magari un'accelerazione brusca, torna a essere quello classico, quello standard. Invece, finita la fase di planata, diciamo, o di come dire, quando assumiamo una velocità costante, può essere tre nodi fino a 20 nodi, dalla crociera lenta alla crociera anche veloce. Oltre un certo numero di giri, quindi oltre 5.000-5.200 giri, poi cambia a seconda del modello in cui è applicato, allora la centralina legge che si vuole correre, allora ci dà tutta la benzina possibile appunto per raggiungere per ottimizzare quello che è la coppia, la velocità massima. Ecco, in questa fase invece la miscela, diciamo, viene smagrita, ossia viene diminuito la percentuale le parti di benzina e vengono aumentate quelle di aria, quindi si inietta solo la benzina necessaria. Questo vuol dire una combustione ottimale, quindi il motore gira molto meglio, molto più libero, ma soprattutto un risparmio importante per i consumi. In questo modello qua, che è un modello piccolino, possiamo arrivare fino a un 16% di risparmio di carburante rispetto al medesimo modello senza questo tipo di dispositivo. Ecco, sono motori che, come dicevamo all'inizio, sono tutti ovviamente improntati all'affidabilità, sono motori che nel tempo non danno problemi, manutenzione veramente bassissima, quindi vantaggi di Suzuki soprattutto sono questi. Sì, affidabilità e poi soprattutto rispetto dell'ambiente. Noi stiamo veramente spingendo molto su questo concetto, la Suzuki si sta impegnando tantissimo ormai da tempo nel rispetto dell'ambiente, quindi il fatto di avere dei motori che, come hai detto prima, sono silenziosi e consumano poco, quindi vuol dire che noi siamo anche attenti all'inquinamento, che non è necessariamente l'inquinamento dato dalle emissioni del motore, ma anche l'inquinamento acustico, quindi avere un motore che inquina poco dal punto di vista acustico, che inquina poco dal punto di vista appunto delle emissioni, è importante appunto per rispetto dell'ambiente. Ormai da un po' di anni noi siamo partner ufficiali della FIPSAS, e con la FIPSAS noi, al di là di partecipare quello che è la vita anche sportiva, no? Il focus sportivo che la FIPSAS come federazione ha, ma soprattutto di aiutarli e concentrarci appunto con la FIPSAS, con un altro punto importantissimo che è quello della salvaguardia soprattutto delle acque interne. E come dicevamo poco fa con Dario Mezzano, ma raggiunto adesso Imma, siamo proprio nell'angolo che Suzuki ha voluto dedicare, come ha fatto anche a Salone Nautico di Genova, il rispetto dell'ambiente. Ecco, Suzuki già da qualche anno si è impegnata, ma adesso lo sta facendo in maniera molto più, diciamo, non soltanto seria, ma proprio con iniziative importanti. Questa è una di quelle iniziative che addirittura hanno creato un modulo, e questo già l'anno scorso l'avevamo detto, per far sì che queste persone, che abbiamo visto che poi sono tantissimi pescatori, loro la barca la usano molte più ore del diportista, soprattutto la usano in moto, magari fanno traina e si spostano continuamente alla ricerca di quello che può essere lo spot. Ecco, loro sono davvero i vostri ambasciatori, perché con questa soluzione un po' tutti possono contribuire a quello che è l'argomento della sensibilizzazione dell'ambiente e il rispetto dell'ambiente. Con questo si raccolgono le microplastiche. Il piano di Suzuki è un piano concreto. Perché è facile dire no, raccogliamo, facciamo e poi alla fine lasciare tutto a livello teorico. Noi abbiamo un piano ambientale che si chiama, diciamo, il piano ambientale 2050, che prevede un impegno dell'azienda in diverse aree, dall'area industriale, quindi dallo sviluppo alle tecnologie, a attività proprio in campo. Qui abbiamo ad esempio un esempio di tecnologia, il Suzuki Microplastic Collector, che noi in azienda chiamiamo lavalacqua, proprio perché è un dispositivo che attraverso il circuito di raffreddamento convoglia le microplastiche, comunque tutte le sporcizie del mare, all'interno di un filtro, e questo fa sì che quando l'acqua viene rilasciata ritorni pulita. Quindi qua, sai, lo scherzo, lava l'acqua, quindi gliela riportiamo lavata. Non è, diciamo, questo è una tecnologia, non è l'unica, si lavora proprio per arrivare a
emettere, diciamo, non solo pulire, ma anche emettere meno emissioni CO2. Ad esempio, uno degli obiettivi di questo piano è ridurre le emissioni di CO2 al 90%, oppure non utilizzare più l'acqua nei processi industriali. Tutte attività, tecnologie o sviluppi previsti proprio a favore dell'ambiente. So che appunto non usate più plastica anche per quello che sono confezionamento, spedizioni, quindi attenzione, proprio si parte dalla fonte, dalla base dove nasce il prodotto, a monte. Sì, è vero, infatti abbiamo diminuito gli imballaggi e l'obiettivo è quello di, dunque siamo partiti proprio dalla parte marine, perché all'interno di questo piano ambientale c'è un piano che si chiama Suzuki Clean Ocean Project, e questo piano prevede proprio l'attenzione totale da parte del settore marine verso l'ambiente, verso un ambiente più pulito, quindi via tutti gli imballi, dagli accessori e dai ricambi, e anche dai confezionamenti dei prodotti, dei motori stessi. Io penso che questo sia un punto che renda ancora più simpatica quella che appunto è un'azienda multinazionale. Suzuki, lo sapete, è un'azienda che regala grandi emozioni quando si parla di motori, però poi ecco, è anche molto vicina al lato umano sia dei diportisti sia dei pescatori, ma anche proprio delle stesse persone che lavorano all'interno di questo grande circuito che si chiama Suzuki. Quindi direi di fare noi i complimenti a Suzuki, perché è bello che ci sia questa sensibilizzazione all'ambiente e questo lato umano di un'azienda che molto spesso si pensa alle multinazionali come senza volto, fatta di numeri. Voi siete ancora fortunatamente tante belle persone che danno una bella immagine di quello che è una grande azienda. Allora facciamo così, chiudiamo Francesco invitando tutti alla Suzuki Clean Up, che è una campagna di sensibilizzazione verso l'ambiente, verso il mare, invitando tutti a raccogliere anche una sola cosa, quella che ti capita sotto mano, nell'acqua, vicino alla tua barca, e se vogliono, mandandoci una foto sui nostri profili, noi dedicheremo loro dello spazio, perché vogliamo proprio che il messaggio sia globale. E sempre dallo stand di Suzuki qua al Pescare Show mi ha raggiunto Paolo Sanguettola, che è Tuccoli. Tuccoli ha portato due barche importanti alle nostre spalle. Vabbè, c'è la VM250, là c'è la VM210 che noi quest'anno abbiamo provato in anteprima a Livorno, poi l'hanno presentato ufficialmente al Salone Nautico di Genova, e qua insomma la 210 sembra davvero la star del salone, perché sono tutti là a girarci intorno, una barca che piace tanto perché è una misura anche tra l'altro che insomma dà a molti la possibilità di avvicinarsi ad avere una barca importante, una barca che, come vedete adesso, al di là del modello che poi si sceglie, Tuccoli conosciuto proprio per quello che sono le caratteristiche marine, anzitutto, che permettono di vivere la passione di andare per mare con una certa tranquillità, una certa serenità, carene che sono nate ma da sempre, questo prima ancora che nascessero la linea dedicata ai fuoribordo, dedicata a questa grande passione della pesca. Voi da sempre avete puntato su carene marine. E poi invece ecco gli allestimenti VM, che ricordiamo sta per Marco Volpi, che vi è stato molto vicino, vi ha dato molte indicazioni, insomma lui di esperienza ne ha tanta, e quindi mettendo insieme le cose con dei progettisti che ascoltavano siete riusciti a tirar fuori quello che forse tutte queste persone che girano a Pescare Show volevano vedere, una barca che effettivamente al di là del modello sono tutte allestite davvero per la pesca, nascono per la pesca. Infatti sicuramente sembra che quest'anno presentando al Salone di Genova il T210 VM probabilmente abbiamo centrato il prodotto, come si dice, perché qualità e prezzo si baciano, e in effetti questo, la risposta del mercato è stata importante, perché siamo arrivati ad avere ordini per una ventina di barche che entro agosto andremo a consegnare tutte. Quindi sicuramente siamo molto contenti, l'esperienza di Marco è stata molto importante e ci ha permesso di realizzare due bellissimi barche e quindi insomma siamo molto contenti in questo. Fra 15 giorni avremo il varo anche della versione Giannutri, come nel 250 che è qua alle nostre spalle abbiamo fatto la versione Capraia, che è quella con la cabina interna, così abbiamo replicato questa esperienza, visti gli ampi spazi che ci sono a disposizione anche sul 210
creando la versione Giannutri. Ecco, perché dovete sapere che loro nascono, ovviamente sono partiti col piede proprio marino per andare incontro ai pescatori con Marco Volpi, si è studiato insieme sentendo tutte le sue, i suoi consigli, insomma i suoi punti di vista che sono però del pescatore. Poi però strada facendo molte famiglie vanno a pesca, non a quel livello, e voi avete trovato il modo di accontentare anche quelli che cercano una barca prettamente da pesca ma che abbia degli spazi rivolti anche al diporto, e lì nascono versione Capraia per il 250 e versione Giannutri che vedremo tra una settimana. Esatto, per il dove gli spazi sono un pochino meno diciamo spinti verso la pesca, alcuni spazi vengono destinati anche al diporto. Al diporto, a una cabina interna per due persone dove possono dormire, un lavabo, il WC, insomma sono cose che per una famiglia, per la compagna sono molto importanti e addomesticano un po' l'aggressività del pescatore, lasciatemi dire. La cosa importante è che non abbiamo toccato le linee d'acqua, non abbiamo toccato ovviamente la robustezza della barca, la tenuta del mare, perché queste sono comuni alle due versioni. Non hanno toccato neanche la filosofia della barca, esatto. Perché comunque rimane un fisherman, ma un fisherman come spesso vediamo anche in America, dove ci sono dei fisherman che si permettono di portare anche la famiglia e di passare una bella giornata di mare, mentre noi peschiamo loro hanno i loro spazi e, insomma, si rinuncia a qualcosina, ma non a molto, perché poi l'impronta rimane un fisherman. Esatto, esattamente, è così, e siamo fisherman, siamo orgogliosi, abbiamo una grande tradizione in questa direzione che ci permette appunto di avere queste barche che tengono benissimo il mare, e in qualche modo rinnovo la sfida alle imbarcazioni americane. Esatto, perché io volevo dire appunto che vedete il tricolore anche sulle bandiere di Tuccoli, beh, è uno dei pochi cantieri, ma penso quasi l'unico cantiere in Italia che rappresenta quella filosofia, la filosofia del fisherman americano. Era una sfida, diciamo, ardua, perché comunque gli americani sono bravi e noi siamo ben orgogliosi e fieri di avere Tuccoli che in qualche modo contrasta questo dominio dei fisherman americani. Insomma, è bello che ci sia un cantiere italiano, anche perché siamo i più bravi in tutto, mancavamo un po' nella pesca, dovevamo arrivarci, beh, ci siamo arrivati, direi. Esatto, sì, senz'altro. Adesso il prossimo passo è andare a dare un po' fastidio a loro là dove li costruiscono, quindi chissà che si aprino nuove frontiere e nuovi mercati anche in quella zona là. Beh, direi allora a questo punto non ci resta che augurarci intanto buon Natale a tutti, perché siamo sotto le feste, e poi gli appuntamenti saranno tanti per poter dare a tutti voi la possibilità di provare quello che sono le doti marine. Io tra le mani ho proprio l'elenco di quelle che sono le date dei Tuccoli Day organizzati per il 2022. Sono appuntamenti importanti un po' in tutta Italia per dare la possibilità a tutti di vivere quello e di provare quelle che sono le caratteristiche soprattutto marine, ma di salire anche a bordo poi per vedere un po' tutto. Quindi Paolo, diciamo che vabbè, leggerlo tutto magari sono tante, però ecco, ci sono solo le location, e che sono Livorno, Roma, Ostia, Lecce, Ancona, Lago Maggiore, Venezia e Liguria. Sono tutti weekend destinati a chi vuole provare una Tucco. Esatto, ed sono fatte in collaborazione con Suzuki, che ovviamente... Quindi allora, per trovarle questi appuntamenti, per scegliere quello che a loro è più appropriato? Esatto, si può andare o sul sito Suzuki o sul sito Tuccoli, dove si trovano tutte queste date e questi posti dove Marco sarà con noi per far provare la barca. Quindi avrete modo anche di farvi un selfie con Marco, quindi esatto. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, quindi da gennaio a giugno vedete sul sito Suzuki e sul sito Tuccoli, troverete sicuramente la località più vicina a voi, più consona per provare quello che regala Tuccoli, le emozioni, perché non ve la regala la barca, vi regala l'emozione. Esatto. Complimenti, arrivederci, grazie. Ciao, a voi, ciao.
Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanna Marine, special boat for special people. Committee, not only boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. E sempre dalla 48esima edizione del Nautic Sud siamo nell'angolo dedicato al sound. Sappiamo che andare per mare con una barca, con un gommone, con qualsiasi mezzo, beh, la musica a bordo deve essere musica, deve essere piacevole, deve essere un sound. Hertz Marine, una garanzia, Giuseppe lo conosciamo da tanti anni. Devo dire che girando il Nautic Sud, beh, sono tanti i cantieri che hanno sposato questo brand Hertz Marine, ma soprattutto hanno sposato Giuseppe. Buonasera a tutti, buonasera Francesco. Fortunatamente sì, notavo anch'io, siamo presenti su molte imbarcazioni, molti cantieri e questo ci fa tanto onore.
Beh, onore e premia anche il gran lavoro che state svolgendo, perché ricordiamo sempre che il sound è dato da due fattori. Il primo, deve esserci un'attrezzatura adeguata che vada bene, che si sposa bene con quello che appunto è l'ambiente marino, e poi ci deve essere anche chi è capace di creare l'impianto, perché l'impianto va sviluppato sulla barca e voi, ecco, tu in prima persona sei quello che va proprio a fare anche il sopralluogo, a valutare e a consigliare il cantiere o l'armatore. Infatti Francesco, io in prima persona sono quello che va girando in tutti, in questo caso tutti gli stand, tutti i cantieri. Infatti a volte mi scuso, ma non ci hanno trovato qui nel nostro stand, perché eravamo a fare da supporto tecnico ai cantieri che ci tengono a consigliare al meglio i loro clienti. Ecco, io notavo anche questo barchino che noi vediamo sempre esposto, fa un po' la coreografia, la trazione, no? Perché qua si scende e poi si continua con il percorso dal 3 al 4 e poi si arriva al 5 e 6. Ecco, già qua si nota come al di là della zona destinata agli amplificatori, però proprio la distribuzione anche delle casse acustiche, che devono essere anzitutto di un certo tipo, ma poi vanno posizionate in un certo modo se vogliamo che il sound ci circonda, ci rende, che l'ambiente diventa un ambiente coinvolgente. Certo, allora anche in questa barca demo che abbiamo sviluppato in azienda, gli altoparlanti sono stati messi in un certo modo, il tutto ci viene agevolato dal nostro DSP, lo dico sempre, ci aiuta tantissimo. Il DSP è un prodotto, è una nostra chicca aziendale. Mentre parla Giuseppe, adesso sta andando una canzone bellissima, famosa, insomma, Hotel California. Questa è una canzone che noi tutti abbiamo vissuto anche nella nostra adolescenza. Ecco, sentirla pulita è tutta un'altra canzone. Sì, diciamo che il DSP è bellissimo da sentire in potenza, però è altrettanto bello sentirlo con una pulizia. Il DSP ci agevola tantissimo, è una tecnologia che i nostri tecnici da anni hanno sviluppato, siamo orgogliosi di quello che hanno fatto. Praticamente mi danno le armi per essere competitivo con il prodotto. Volete sapere che su una barca, diversamente da quello che può essere un'auto, un ambiente chiuso, la vostra abitazione, la barca si disperde perché siamo all'aperto, spesso siamo sulla coperta a prendere il sole, più difficile creare quell'ambiente coinvolgente di cui parlavamo, dove la musica ti avvolge. Certo. Ripeto, noi cerchiamo di installare i nostri prodotti nel miglior modo possibile, perciò ci tengo ad andare io in prima persona per fare un sopralluogo e consigliare al meglio. Poi chi installa il DSP, facciamo la differenza. La differenza la fa sicuramente quello che appunto è tutto quello che vedete qua in esposizione. Qua ci sono alcuni di tutto quello che è la componentistica del sound di casa Hertz Marine, ma la fa soprattutto poi la persona che segue tutto l'impianto. Quindi ci tenevo a presentarvi Giuseppe, che ogni volta che c'è l'occasione io un richiamo lo faccio, perché spesso mi capita di andare in giro in barca, fermarsi in qualche rada e sentire quei rumori fastidiosi, che io non so come fate a bordo a sentire questo rumore, perché lì diventa rumore. Invece ecco, quando un impianto è come questo, allora anche chi è vicino a voi apprezza la vostra musica e magari spegne la sua, perché essere un impianto audio fatto in un certo modo, fare rumore è meglio il silenzio. Forse è meglio il silenzio, però non esagerate, sennò i vicini... No, vabbè, io dico la mia opinione. No, esatto, con i watt lì, qua, loro, l'impianto più potente che hai fatto? Quanti watt? Eravamo tra 8.000 e 9.000. Cioè, quanti cavalli aveva la barca? Una barca abbastanza grande, un Otam, diciamo solo questo, un Otam. Allora se la giocava con la cavalleria, però i watt sono importanti, ovviamente non bisogna disturbare i vicini, però ecco, se la musica è piacevole, spesso viene apprezzata anche dal vicino, se non esageriamo. Io quello che dicevo invece è che purtroppo non apprezzerei neanche io a bordo di una barca dove il sound diventa rumore, è storpiato e... insomma non si ha questa pulizia. Per avere questo dovete avere sicuramente accessori importanti come quelli di Hertz Marine, ma un impianto studiato sulla vostra barca. Quindi che siate armatori o siete cantieri, affidatevi a chi di musica insomma ne ha fatta una passione, la vive e vuole trasmetterla per come deve essere trasmessa. Noi ci proviamo, ci siamo resi conto che comunque è un accessore fondamentale, ormai è apprezzato da tutti, cerchiamo di dare il massimo. Allora, noi continuiamo il nostro giro, andiamo a curiosare altre imbarcazioni che hanno montato Hertz Marine. Trova Hertz Marine praticamente. E lui è Giuseppe,
Enif Impianti, Ers Marine, una garanzia, io lo dico sempre. Chiamate anche se siete solo armatori, perché loro poi ovviamente fanno impianti anche su barche private, non è che lavorano solo con i cantieri, no? Certo, 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 noi abbiamo una rete ormai in tutta Italia. In tutta Italia, copriamo qualsiasi zona dell'Italia. Complimenti ancora, noi proseguiamo il nostro tour al Nautic Sud. Grazie Francesco e saluti a tutti. Grazie. Ciao Giuseppe. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Suzuki.